dall'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico rispecchia il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. Non vediamo l'ora che arrivi il fischio d'inizio. Mare Rosso, la casa dei Reds. Questa è la fortezza di Anfield. Forman dice di no. Perfetta la parata. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Salta e colpisce di testa. Ed è in rete. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Primo acuto della gara, già nei minuti iniziali. Le squadre lottano per il possesso del pallone. Cerca spazio. Cristiano Ronaldo. Pronto. Forman dice di no. Che grande parata. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Messi, vero specialista sui calci d'angolo. Attenzione. Spazza via. Alza la palla in profondità verso un compagno. Prova la magia in profondità. Gabriel Jesus riceve in posizione interessante. Cerca un compagno. Pericolo! Allan! Prova a fare tutto da solo. Stavano subendo un contropiede insidioso, ma ci hanno messo una pezza. Vuole la profondità. Lancio lungo del portiere. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Prova a passare con un pallone profondo. Messi. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Qui può partire il contropiede. L'Inter sa come gestire il possesso palla. Sì, Fabio, riescono a far girare il pallone con una fitta trama di passaggi e triangolazioni continue. Avanzano con pazienza e precisione, sono la dimostrazione che nel calcio non serve necessariamente verticalizzare a ogni costo e correre dietro al pallone a 200 all'ora. Puoi far correre la palla invece e dominare il campo attraverso il possesso. Sergio Busquets. Passaggio smarcante. Griezmann. Mohamed Salah. Ottima discesa sulla destra. L'azione era partita bene, non sono riuscito ad arrivare in area però. Vuole la profondità. Farman spazza via prontamente. Opportunità di ripartire. Sulla destra, Jordi Alba ha fatto buona guardia. Il portiere la calcia lontano. Allan. Mané. Ottimo intervento di copertura. Mkhitaryan prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Può cercare il taglio in mezzo. Se ne va. Mané. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Prova la giocata nello spazio. Qui cercherà il tiro. E c'è la rete. Sono di nuovo in parità. Per fare un gol simile ci vuole tecnica e velocità di pensiero. Veramente fantastico. Perfetta parità dunque. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Bello questo duello. Ha provato a superarlo e andare in porta. Il difensore però non ha boccato. E passa. Occhio al tiro. E c'è il gol del Liverpool. Non si sono disuniti e sono tornati avanti.
proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta, la sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Sono in vantaggio di un gol. Chi altro poteva sbloccare il risultato? Altra occasione. Conclusione sul fondo. Il Liverpool ha segnato di più ed è quasi tempo di andare a rinfrescarsi un po'. Gabriel Jesus. Messi. L'Inter si riappropria del pallone e può reimpostare il gioco. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Prova il filtrante. Vuole la profondità. Cross verso il centro. Mkhitaryan. Primo tempo davvero interessante. Tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Il Liverpool completa la rimonta con personalità. E adesso la partita cambia faccia. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Non c'è analisi tecnica che tenga per riassumere questa prima frazione di gara. Sono stati 45 minuti di gioco semplicemente imperdibili. 2-1 il punteggio. È stata una partita molto intensa con già 3 gol. E ovviamente tutto è ancora possibile. Già in azione con la seconda parte di questa gara. Vediamo se c'è qualche sostituzione. No, Luca, seconda parte con gli stessi protagonisti della prima per il momento. Palla dentro di Mané. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Apre l'alettone e deve far fronte alla pressione dell'avversario. Cercano l'azione veloce. Il Liverpool riprende subito il possesso della sfera. Si libera la grande. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Palla riconquistata immediatamente. Cerca un compagno. Può andare! Occasione! Il portiere si oppone. Pallone lungo in verticale. Buona la sua progressione palla a piede. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Mohamed Salah prova a giocarla in profondità. C'è la palla lunga in avanti. Cerca spazio. Palla nello spazio. Attenzione. Cristiano Ronaldo raccoglie un passaggio dalle retrovie. Passaggio intercettato. Allontana il pericolo. L'Inter ha fatto bene in questa occasione. Deve... Neymar! Tiro davvero da dimenticare. Al di là dell'esito finale, quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Prova la giocata nello spazio. Piqué, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Ecco un'occasione di contropiede. Allarga il gioco. Mané se ne va. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Pallone rasoterra in aria. Ora Mkhitaryan. Messi. Momento un po' concitato della partita. Le squadre non riescono. Colpisce il pallone. Insacca le spalle del portiere e l'internazionale riesce a segnare il gol del pari. E non poteva mancare un'occasione del genere. Col suo movimento ha beffato tutta la difesa.
Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. La partita riprenderà dopo i due cambi previsti. Due cambi drastici, Fabio, ma evidentemente l'allenatore lo riteneva necessario. Hanno ritrovato la parità. Sapevamo che sarebbe stata una gara combattuta. Eccone la prova. Vuole la profondità. Un salvataggio molto efficace. Toni Kroos, Sergio Busquets, prova la verticalizzazione. Griezmann. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Ziyech sul pallone. Ziyech si fa vedere. Ecco Griezmann. Non è ancora detta l'ultima parola. Potrebbe non finire in pareggio. Vediamo se c'è un guizzo finale. La palla viene rigiocata verso l'interno. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Prova il filtrante. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Un gol segnato adesso significherebbe una vittoria quasi sicura. Da lì può stonico. Forman dice di no. Ma doveva metterla dentro qui. Qui le opportunità vanno capitalizzate. È una partita tattica. Difficilmente vedremo tante occasioni. Griezmann. Avanza deciso. Occhio, può andare. Prova a sfondare. Griezmann. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Usai. Cerca un compagno. Mohamed Salah scatta verso il pallone. E passa! Non è ancora detta l'ultima parola. Potrebbe non finire in pareggio. Vediamo se c'è un guizzo finale. Cristiano Ronaldo. Mohamed Salah, autore di una rete in questa partita. E trova il compagno. Chiellini con l'intercetto. Occhio al tiro! Clamorosa la traversa. Fuori non di molto. Arriva anche il fischio dell'arbitro. Stavano per trovare il gol proprio alla fine. Non ce l'hanno fatta. Finisce dunque in parità e a prescindere dal risultato è stata davvero una sfida spettacolare e molto equilibrata. Che partita si è giocata oggi?